vieni qua all'incirca una volta al mese. Sì, giusto. E ti fermi un paio di giorni. Qui? A cosa ti serve tutta quella roba lì? Ma è mio necessario. Io vorrei mica che vada in giro vestita come una sfasciona. Ma ci mancherebbe. Però 10 vestiti per 3 giorni mi sembra un po' esagerato. Ma insomma, vabbè, capisci? Sì. Non voglio fare storie, però accidenti, questi vestiti qua. Ma non so. Devo essere libera di scegliere. Oh, certo. Capisci? Sì, certo. Certo. Vuoi non andare a prenderla? No, sono sicuro di farcela. Ormai è una sfida personale. Come vuoi? Sarò il più delicato possibile. Muoviti, Roberto! E non voglio assolutamente che tu lo perda, ci mancherebbe altro. Ma certo che non mi licenzierebbero. Oh, sai, a proposito, sono contratta. Sì. Sono Stuart. Sì. Che è un vero fidanzato. Ti ha fatto qualche proposta? Sai, io li conosco quei tipi, eh? Fanno una collezione di hostess. Oh, non ti preoccupare, mamma. Io sono solo tua. Ah, e ricordatelo quando viaggi, quando sei lassù, eh? Perché io sono una persona d'antica e ci tengo alla fedeltà di una coppia. Per me è il cardine di un rapporto. Sei proprio italiano. E questo che ti voglio dire? Ah, bene. Bene, adesso siamo pronti, possiamo anche andare. Uè, ma sei sicuro che devi battere? Pesa un quintale, no, porca miseria, ci messo tutto. No, già fatto, l'ho già chiamato io. Anzi, possiamo anche iniziare a scendere perché sarà qui a momenti. Ma chi sarà? Deve essere Cristina. È finita la pacchia anche per me. Da oggi si ricomincia a lavorare. Vado ad aprire. Oh, Cristina. Ciao. Buongiorno, Chantal. Ciao, Cristina. Ah, senti, un momento. Sì. Vedi di prenderti cura come si deve dare a mia scella. Ma non mancherò, gioia mia, quando tu sarai lassù, non pensavo. Il taxi, se vi interessa, è già arrivato. E se lo fate presto, non sarà l'unico ad arrivare. Sì, giusto, non c'è tempo. Io verso il mio lavoro e tu verso il tuo. Andiamo. Ti accompagno. È presto, è già atterrato. Ma cosa sta facendo? Niente, sta parlando del nuovo libro che sto scrivendo, non c'è problema. Ma dov'è? Sei la valigia? La valigia? Ah, già ti hai sbagliato la valigia, vero? Sì. Lieto, oppure venire a cena con me e lo zio? Ma che domanda stupida! Non penserai certo che lasci perdere una persona che conosco benissimo come Anacleto, anche se non l'ho mai vista, per una persona che non conosco affatto e che ho visto una sola volta come te. Dove si va a cena? Pessima ragione! Oh, insomma, quante storie vieni qua! Poi senta, signora Sanna,
moglie, la fidanzata, oh no! A chi non fargli del male? È stato audace, sì! Audace! Io odio la violenza, soprattutto se su di me. È colpa mia! Achille, senta, dire la sua signora, per piacere, dai! Scusami, caro, ma sono una donna e stavo per cedere. Era così insistente. Carina, io non permetto nessuno di offendermi. Oh, ma che ne faccio?